Salve a tutti, io sono Fabrizio Salvati della Speedy Brain, sono il vostro consulente e-commerce Amazon. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale, importantissimo, e soprattutto cliccare sulla campanellina in modo da rimanere aggiornati sui prossimi video che usciranno, importantissimo, in modo che così sarete aggiornati sui tantissimi contenuti gratuiti che neanche nei corsi a pagamento troveremo, troverete nel mio canale YouTube. Quindi ripeto, iscrivetevi, mettete like, almeno ragazzi, ricompensatemi con un like per tutti questi video e con l'iscrizione sulla campanella. Vi chiedo solo questo per ottenere questo incredibile numero di contenuti gratuiti. Allora, continuiamo a parlare di ottimizzazione del listing. Eravamo arrivati a descrizione, bullet points, abbiamo parlato delle keyword nascoste, quindi abbiamo diciamo differenziato quello che sta nel back-end, cioè quello che non vede il cliente, da quello che sta invece nel front-end, che è quello che vede il cliente. Adesso dobbiamo parlare di una parte fondamentale, che sono le immagini. Abbiamo parlato della prima immagine, che è importantissima per far fare il primo click al cliente, quindi immagine e titolo importantissimi nella prima fase del processo di vendita, perché quando scorriamo le pagine di Amazon vediamo tutte le inserzioni e vediamo solamente la prima immagine ed il titolo. Quindi importantissima la prima pagina per far fare click, ok? Dopodiché, con tutto il resto, bullet point, descrizione, contenuti a più, le altre immagini, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, diciamo, convincere il cliente a convertirsi, ok? A acquistare il prodotto. Quindi è una fase, è la seconda parte, è essenziale ovviamente per convertire il cliente e trasformare il primo click in una vendita. Quindi le immagini, ragazzi, conoscete il detto un'immagine dice più di 1000 parole. Ecco, per Amazon questo è non solo vero, è proprio verissimo. Perché? È perché ovviamente noi stiamo vendendo un qualcosa che il cliente non può materialmente toccare. Quindi si deve fidare delle vostre immagini per acquistare il prodotto. Quindi più le immagini riescono a catturare il cliente, le infografiche a dare un'informazione corretta e ad essere compelling verso il cliente, più avremo probabilità di convertire il click in un acquisto. Quindi, come vi ho detto, l'immagine del prodotto insieme al titolo è sicuramente la parte più importante per quanto riguarda la prima impressione degli acquirenti, ma se tu hai anche il titolo più accattivante del mondo, gli acquirenti comunque di fronte a una foto scadente poi non acquistano. Quindi l'immagine principale, come vi ho detto, deve essere di altissima qualità e deve mostrare ogni dettaglio visibile del vostro prodotto e deve appunto essere straconvincente affinché poi il cliente possa fare diciamo clic sulla scheda e poi andare ad acquistare. E ovviamente Amazon stabilisce delle regole che sono abbastanza rigide, soprattutto diciamo sulla prima fotografia. Infatti l'immagine principale deve essere su sfondo bianco e ovviamente il prodotto deve essere il più chiaro possibile, quindi con la più alta definizione possibile e ben illuminato, e deve coprire questa immagine l'85% dello sfondo. Gli elenchi di Amazon, ragazzi, listing hanno di solito 7, hanno 7 slot di immagini disponibili, quindi un elenco ottimizzato al top utilizzerà ogni slot che Amazon mette a disposizione, dove noi mostreremo i diversi lati del prodotto, le infografiche e soprattutto gli stili di vita, quindi il lifestyle che servono a far capire l'utilizzo del prodotto al cliente, o comunque tutte le altre informazioni che possono essere mostrate visivamente, ok? È importantissima questa fase.
L'ultimo slot può essere utilizzato per un video promozionale del prodotto e dato che il cliente, ripeto, non è in grado di toccare il prodotto, di diciamo gestire proprio fisicamente il prodotto, il video può essere uno strumento di marketing efficacissimo da inserire all'interno della tua inserzione, quindi assolutamente un must have è il video, ok? È importantissimo. Ricordatevi che fare delle foto professionali è un ottimo investimento, quindi utilizzare un fotografo professionale se non siete sicuri delle vostre capacità nello scattare foto di alta qualità, o comunque se non avete la giusta attrezzatura fotografica, ragazzi, affidatevi a un professionista, perché le immagini di alta qualità vi danno un vantaggio super competitivo nei risultati di ricerca ed è oggi un must per gli standard che abbiamo su Amazon, cioè i venditori professionali questa cosa la sanno, quindi tutti fanno foto professionali, quindi se vogliamo essere competitivi dobbiamo farle anche noi, assolutamente. Altro elemento importantissimo è il prezzo del prodotto, ok? Quindi che cosa dobbiamo fare per stabilire il prezzo del prodotto? Dobbiamo conoscere il prezzo reale di mercato, il prezzo anche medio della tua nicchia di mercato, cioè tutti i prodotti che sono assolutamente similari al tuo prodotto, bisogna andare a analizzarli, bisogna fare continuamente un benchmarking tra i prezzi per stabilire a quale prezzo io posso vendere, ok? Ovviamente gli acquirenti potenzialmente potrebbero anche pagare qualche euro in più il tuo prodotto se tu riesci a dimostrare la qualità rispetto alla maggiore qualità o la maggiore presenza di funzionalità del tuo prodotto rispetto a quelli della concorrenza. Quindi come si fa però a dimostrare questa maggiore qualità? Molto spesso non è sufficiente la descrizione, i bullet point, forse il video può aiutarvi un po' di più, però comunque ragazzi vendere a un prezzo molto più elevato, allora finché si tratta di 1-2 euro ci riusciamo, però se dobbiamo vendere un prodotto premium dobbiamo in qualche modo sostenerlo con delle azioni di marketing, ok? Quindi è importante stabilire i prezzi di mercato, saper fare l'analisi di mercato e stabilire qual è il prezzo medio, ok? Quindi se il prezzo medio della tua nicchia di mercato a parità di condizioni è tra i 45 e i 50 euro, quello sarebbe più o meno il prezzo al quale tu dovrai impostare il tuo prodotto, ok? Importantissimo ragazzi, il prezzo sembra una cavolata, ma se non fate bene l'analisi di mercato e soprattutto se poi pretendete di vendere il vostro prodotto a un prezzo marcatamente più elevato, quindi se la media è 45-50 e voi volete vendere a 70, purtroppo non basta, non hai sufficienti strumenti di marketing all'interno della piattaforma per riuscire a farlo, quindi dovete agire dall'esterno, dovete creare una serie di politiche di marketing, dovete fare una serie di advertising anche esterni ad Amazon, ripeto, che dimostrano la qualità superiore del vostro prodotto, le funzionalità superiori e quindi attribuendo al vostro prodotto un valore di prodotto premium riusciremo a venderlo. Ma non crediate che sia poi così facile, questo ve lo dico assolutamente per esperienza diretta, ok? Allora, un'altra cosa ragazzi, ovviamente, in fase di analisi di mercato, questa è una cosa ragazzi che bisogna saper fare, ma non quando già avete il prodotto, l'analisi di mercato è fondamentale all'inizio del processo, quando ancora dobbiamo fare l'ordine del prodotto. Fare un'analisi di mercato significa aver analizzato i prodotti della concorrenza, significa aver acquistato i prodotti della concorrenza,
avere a mente quelli che sono i prodotti, le funzionalità dei prodotti, la qualità dei prodotti, della concorrenza e soprattutto quali sono le potenzialità. Se le vendite vengono dall'esterno di Amazon, dobbiamo fare attenzione a tutti questi parametri. Ora io qui vi lascio i miei contatti, email, info@speedybrand.it, ma anche WhatsApp, ve li lascio se avete bisogno di consulenze proprio anche in questo specifico campo, ovvero l'analisi di mercato. Perché un'ottima analisi di mercato vi evita poi di comprare dei prodotti che non venderete mai, o magari di comprare dei prodotti che pensavate di poter vendere a un determinato prezzo e invece vi evita di scoprire poi strada facendo che a quel prezzo non li venderete mai e quindi perderete i vostri soldi, perché magari vi sarete approvvigionati a prezzi più alti perché magari avevate la certezza che potevate vendere a un prezzo maggiore, ma in realtà non è stato possibile. Quindi ragazzi, analisi di mercato è il primo step. Ci sono dei passi propedeutici che devono essere degli step propedeutici, cioè devono essere fatti, senza i quali non potete andare a vendere. Io vedo gente che non sa fare l'analisi di mercato, all'analisi di mercato non abbina una strategia di marketing, quindi anche il brand è privo così di assumption strategiche, quindi non si stabilisce il brand position statement, non si sa a quale buyer persona andrete a vendere. E tutto questo, ragazzi, si deve fare in analisi di mercato, è il primo step. E soprattutto quando andiamo a costruire il brand dobbiamo già sapere a chi andremo a vendere, le capacità finanziarie dei potenziali clienti e a quale prezzo, ripeto, fino a quando conviene. Ragazzi, questo è un concetto importantissimo: fino a quando conviene spingersi sul prodotto con la qualità, perché noi possiamo fare un super prodotto, ma se il mercato non è pronto ad accogliere quel livello di qualità, ragazzi, non lo venderete mai il prodotto. Non è vero che il prodotto con più elevata qualità è quello che poi verrà venduto sicuramente, perché se in quel prodotto l'incremento marginale di qualità non è sufficiente a giustificare il prezzo di vendita del vostro prodotto, ragazzi, avete fallito, non lo venderete mai, ok? Quindi queste sono tutte cose che noi dobbiamo andare a stabilire in analisi. Quindi ragazzi, ripeto, sì, è vero, le consulenze sono costose, ma vi evitano di fare tutti questi errori che poi sono fatali, vi faranno spendere 10 volte di più della consulenza che magari avreste pagato a me, che vi avrebbe immediatamente instradato su una determinata strategia vincente, o magari la mia consulenza vi può aiutare a far capire che quel prodotto non lo venderete mai, quindi risparmierete un sacco di soldi e soprattutto potrete indirizzare i vostri sforzi su altri prodotti. Quindi il prezzo è molto legato, ragazzi, alla vostra analisi, ok? Importantissimo. Quindi ripeto, se scegliete di andare contro l'andamento attuale dei prezzi di mercato dei vostri prodotti, lo dovete fare solo se siete estremamente fiduciosi nel valore del vostro prodotto e nella capacità di offrire un premio rispetto al prezzo, cosa che però deve essere verificata, ragazzi, ripeto, in analisi di mercato. Quindi contattatemi, perché il 90% delle persone non sanno fare analisi di mercato, ripeto, e questa è fondamentale per il successo del vostro business. Io in consulenza mi arrivano persone che hanno creato un brand così, senza alcuna assumption, senza alcun brand position statement, senza nessuna strategia di marketing pronta, e poi dopo si lamentano che non vendono, non hanno fatto neanche una strategia sul prezzo. Queste sono tutte cose che, al di là dei tecnicismi di Amazon per arrivare in prima pagina, sono afferenti l'imprenditorialità, sono le skills, le hard skills che tu devi avere, ma per qualsiasi settore
Ok, anche se vendete al di fuori di Amazon, queste cose le dovete saper fare, se no non potete fare gli imprenditori, ragazzi. Ok? Se non le sapete fare, affidatevi a dei professionisti come il sottoscritto, che l'ha fatte per anni non solo nell'e-commerce, ma l'ha fatto nelle multinazionali americane, dove ha speso più di 25 anni a lavorare su tantissime linee di prodotti, su aziende multi che fatturavano billions, ok, a livello globale. Quindi figuratevi, ragazzi, io facevo il business control manager, queste qua erano tutte cose all'ordine del giorno. Quindi mi potete contattare, ragazzi, con fiducia. Se volete sapere quello che ho fatto in passato, andatevi a vedere il profilo LinkedIn di Fabrizio Salvati. Tanto trovate anche il fatto che ultimamente mi sto dedicando negli ultimi anni all'e-commerce, ma trovate anche le mie esperienze pregresse di financial controller, business controller manager nelle grandissime multinazionali, soprattutto di stampo anglosassone. Allora, oltre al prezzo, c'è un'altra parte fondamentale che attrae il cliente e che sono le recensioni. Allora, le recensioni sono estremamente importanti per le conversioni e un'abbondanza di recensioni può aiutare il tuo prodotto a sembrare agli occhi del cliente più affidabile, ok? E questo ti darà un enorme vantaggio sul mercato. Ovviamente tutti iniziamo con zero recensioni, quindi non vi deve scoraggiare il fatto che non nicchia, magari c'è un competitor con 1.000 recensioni. Io, ragazzi, ho venduto tonnellate di prodotti anche con 3-4 recensioni, a mano sono cresciuto. Però ovviamente anche le recensioni hanno una spinta propellente. Magari se prima vendevate 10 pezzi al giorno, con tante recensioni potreste diventare leader della nicchia e vendere 50 prodotti al giorno, ok? Quindi raccogliere delle ottime recensioni aiuta il prodotto in molti modi. Innanzitutto, le recensioni forniscono anche informazioni dettagliate ai clienti, fa guadagnare fiducia ai clienti. Aiuta la classifica del tuo prodotto, perché comunque più recensioni fanno rankare meglio, vi fanno vincere ovviamente la buy box quando non è esclusiva, vi fanno aumentare i tassi di conversione e insomma, ovviamente, ragazzi, sono importantissime. Che sta però succedendo ultimamente sulle recensioni? Amazon ultimamente sta catalizzando molto i controlli. Sapete che bisogna rispettare i termini di servizi di Amazon per la raccolta delle recensioni dei clienti, e quindi Amazon riesce con alcuni sistemi a rilevare le recensioni scritte da amici e familiari. Quindi il mio suggerimento è di evitare di ingannare Amazon, quindi evitate il più possibile recensioni false, cercate di raccogliere più recensioni organiche possibili, e anche perché molte vengono rimosse. Di vero, certe volte vengono rimosse pure quelle vere, purtroppo è capitato sia a me che a svariati clienti. E comunque dovete evitare assolutamente di raccogliere recensioni false, perché se poi questa pratica viene fatta ripetutamente, potreste in pratica venire bannati, proprio potreste aver chiuso l'account, ok? Mi raccomando, ok? Molti trucchi che venivano utilizzati in passato oggi non sono più validi. Quindi veramente, ragazzi, rischiate una sospensione. Cercate di raccogliere recensioni il più possibile in maniera organica. Per chi ha il brand registrato, potete utilizzare il servizio Vine. Lo so che purtroppo questo programma alle volte vi può portare anche delle recensioni negative, però se credete nel vostro prodotto, se il vostro è un prodotto descritto bene, di qualità, insomma, difficilmente riceverete recensioni sotto le 3 stelle, ok? Il programma Vine può aiutare, va bene? Altra cosa importante sono le domande e risposte. Sapete che per ogni prodotto c'è la sezione delle domande e risposte dei clienti, e questa è una parte importante che secondo me è molto sottovalutata, non riceve l'attenzione che invece dovrebbe ricevere, perché questa sezione può influenzare in maniera decisiva
le decisioni del cliente per acquistare il prodotto. Quindi la sezione domande e risposte fornisce una sorta di forum, una sorta di blog in cui i clienti possono fare domande dirette in merito al vostro prodotto. E queste domande sono, secondo il parere del sottoscritto, delle opportunità d'oro per far brillare il vostro prodotto, per farlo, per esaltarlo, ok? E soprattutto anche per diffondere la serietà del vostro brand. Quindi i clienti che ottengono una risposta alla vostra domanda esaustiva e super dettagliata, è più probabile che poi acquistino il prodotto e soprattutto che continuino ad acquistarlo e soprattutto a rilasciare una recensione positiva, ok? E mi raccomando, è veramente veramente importante, ragazzi, non sottovalutate questa sezione. Quindi dovete ovviamente, per rispondere alle domande, conoscere molto bene le caratteristiche tecniche del vostro prodotto. Se siete alle prime armi, non sapete come quali domande potenziali possono farvi i clienti, vi consiglio di andarvi a vedere la sezione domande e risposte dei vostri competitor. Lì riceverete più o meno quelle che sono le domande generali sul vostro prodotto, ok? E potrebbero essere anche di spunto insieme alle recensioni per capire come migliorare tecnicamente e qualitativamente il vostro prodotto. Quindi, ragazzi, penso di aver fatto un excursus completo sulle parti del listing che dobbiamo attenzionare. Abbiamo parlato un po' di tutto, sono tutte parti strafondamentali. Ricordatevi anche dei contenuti a più che devono essere sviluppati in maniera professionale. Poi magari ci faremo su questo un video a parte, perché i contenuti a più sono importantissimi. Ovviamente dovete avere il brand registrato. Però ragazzi, se avete bisogno delle mie consulenze a riguardo, ripeto, info@speedybrand.it, mi contattate anche WhatsApp, importantissimo, vi rispondo io direttamente via WhatsApp dall'Italia, sono qui in Italia con voi, quindi non ci sono fusi orari che vi ostacolano, soprattutto rispondo sempre e solamente io perché mi occupo io direttamente dei miei clienti, non delego nessuno. Quindi, se acquisterete una consulenza con un sottoscritto, riceverete una consulenza dal sottoscritto che ormai ha anni e anni di esperienza, non solo per quanto riguarda la vendita online, ma può mettere la vostra esperienza, la mia esperienza al vostro servizio anche per la prima fase, che ripeto viene sottovalutata da tutti, che è quella dell'analisi di mercato, sul pricing e soprattutto sulla creazione del brand. Quindi lo sviluppo del brand, l'individuazione della buyer persona. Bisogna sempre, ragazzi, studiare benissimo queste parti, sviluppare un business case, testare il business case e poi iniziare a vendere su Amazon, ma dopo aver testato il business case. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, like, lasciatemi commenti, fatemi domande, ragazzi, approfittate di me. Vi rispondo certamente, quindi è importantissimo che mi facciate domande. I contatti li avete, quindi ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Power! Ciao a tutti!